La Croce Rossa questa mattina a Ponte in festa? Questa mattina è in festa perché vogliamo innanzitutto ricordare i nostri volontari che non ci sono più, fare un omaggio ai volontari che ogni giorno lavorano e si impegnano nel quotidiano e inaugurare la nuova bandiera. La nuova bandiera non è una cosa superflua o inutile, ma è un simbolo di unità e di unione delle nostre attività. Nella bandiera viene rappresentata un po' tutta l'associazione e questo è lo scopo per cui abbiamo voluto la nuova bandiera. E anche una nuova madrina. La madrina l'abbiamo scelta e questa signora è stata veramente contenta di questa scelta, di partecipare, anche se non è una volontaria della Croce Rossa, a partecipare indirettamente alle nostre attività. La madrina è una signora che ha vissuto tanti anni vicino a un nostro volontario, che è suo marito, che da tanti anni forse è uno dei più anziani volontari del gruppo. E con lei abbiamo potuto condividere questi 2 o 3 giorni di preparazione molto belli e molto intensi e lei ha voluto offrire la bandiera all'associazione. Quanti sono adesso i volontari di Croce Rossa di Ponte? 140 iscritti, 90 attivi sul campo, perché abbiamo anche le riserve oppure i soci anziani che non operano più tutti i giorni. Quest'anno con la Croce Rossa anche l'AIB? Certamente, quest'anno abbiamo deciso di fare questa festa tutte e 2 assieme, queste organizzazioni, e sono molto contento perché dato che operiamo già nei fatti durante le calamità, quest'anno abbiamo deciso di fare la festa assieme. E potrebbe consolidarsi questo evento? Sicuramente si potrà consolidare in tutti quei atti calamitosi che speriamo che non vengano mai, però quando ci saremo sempre. Di Corale l'AIB cosa festeggia? Ma noi cosa festeggiamo? Non è che possiamo festeggiare tanto, perché siamo reduci di ieri da Garessio e non è che possiamo aver festeggiato qualcosa di bello, perché siamo andati a dare una mano a quei poveretti che hanno avuto l'alluvione. Quest'anno abbiamo fatto sia missioni che in Umbria, che dovrebbe anche arrivare adesso un volontario, e sia in Puglia come antincendio. Quanti siete? Noi siamo una 31 volontari attivi. Oltre alle associazioni che tutti gli anni invitiamo, le autorità, il sindaco, il maresciallo dei carabinieri, il parroco, abbiamo voluto estendere l'invito al sindaco del Consiglio Comunale dei Giovani, perché le attività di volontariato devono essere tramandate ai giovani perché possano continuare. È vero, a volte i volontari sembrano un po' invadenti nella vita di tutti i giorni, ma se non ci siamo manchiamo e allora vogliamo che i giovani sappiano quello che l'AIB, la Croce Rossa, i volontari di protezione civile fanno tutti i giorni per la gente e con la gente. Ecco perché la presenza del sindaco di Viviana, sindaco del Consiglio Comunale dei Giovani.